Siamo nel valipedio della Barchiere Pellagri, abbiamo pronte le nuove polveri per munizionamento metallico e quindi abbiamo pensato di presentarle. Sono polveri che sostituiscono quelle precedenti. La nuova serie si chiama BP100, quindi abbiamo da BP100 a BP109 tre polveri, la 100, 102, 103 per arma corta e la 106, 107, 108 e 109 per la carabina. Sono polveri di altissima qualità, le abbiamo migliorate notevolmente rispetto alla serie precedente. Più pulizia, una dosabilità eccezionale anche a volume, quindi dosatori volumetrici che lavorano praticamente a zero, e siamo molto soddisfatti, sono in procinto di essere distribuite alle armerie. Abbiamo deciso di fare un piccolo tutorial sulla ricarica di un calibro per arma corta. Ho scelto il 38 Special, un calibro molto diffuso, un calibro che viene ricaricato moltissimo. E per questo calibro abbiamo la BP100, che è la polvere diciamo più versatile, più eclettica tra quelle da arma corta, che si presta particolarmente bene. Quindi ho preparato i bossoli, le palle e tutto l'occorrente per poter ricaricare questa cartuccia molto conosciuta e molto amata dagli appassionati italiani. Ricarichiamo alcuni colpi in 38 Special e facciamo vedere le operazioni sequenziali che sono necessarie con una certa precisione, una certa puntigliosità nella regolazione dei dice, che sono le matrici che vengono utilizzate per compiere fattivamente queste operazioni di ricarica. Diciamo che possiamo partire, abbiamo preparato alcuni bossoli del calibro 38 Special. Partiamo con naturalmente la ricalibratura, perché il bossolo sparato assume una deformazione che deve essere tolta tramite la ricalibratura. La ricalibratura porta il bossolo a delle condizioni dimensionali tali che può entrare in tutte le armi, in tutte le camere, anche nelle più strette, espelle l'innesco spento e lo prepara per poter essere sostituito da quello nuovo. Quindi andiamo a prendere il dice resizer o resizer, il ricalibratore, che riconosciamo immediatamente per la presenza dello spillo che espelle il vecchio innesco. Questo è un dice speciale, ha un inserto in carburo di tungsteno che facilita moltissimo la ricalibratura, perché elimina la necessità di ungere o lubrificare il bossolo prima della ricalibratura. Lo andiamo a vitare alla sommità della pressa. Piazziamo anche il nostro shell holder, che è la base che trattiene il bossolo durante tutte le operazioni di ricarica. Lo shell holder va inserito con un incastro a baionetta nel pistone della pressa e a questo punto alziamo lo shell holder e avvitiamo il nostro dice fino a contatto con lo shell holder. In questo modo noi siamo certi che tutto il bossolo entrerà nel dice e quindi verrà ricalibrato interamente. Questo è il bossolo, lo andiamo a posizionare nello shell holder, tagliamo, l'innesco spento cade, volendo si può piazzare un raccoglitore che li trattiene, e abbiamo il nostro bossolo perfettamente riformato e con la sede pronta a ricevere l'innesco nuovo. Ne ricalibriamo alcuni per far vedere poi tutte le operazioni. È naturalmente necessario andare con questa operazione tassativamente a fine corsa con la leva, in modo che tutto il bossolo venga ricalibrato e quindi sia tutto riportato alla misura del bossolo nuovo. Ecco, i nostri bossoli sono perfettamente ricalibrati. Abbiamo la sede innesco. Se la sede innesco è sporca con dei residui carboniosi, tramite un primer pocket cleaner viene pulita per eliminare i residui di carbone che sono stati creati dall'innesco precedente. Il nostro bossolo è perfettamente ricalibrato. Andiamo a sostituire la matrice, il die, il ricalibratore e montiamo un die expander. Il die expander, come dice la parola, è un espansore, quindi crea nel colletto del bossolo una misura, una quota perfetta interna per poter creare sulla nuova palla che andiamo a inserire una tensione radiale che la tenga bloccata. Allo stesso tempo creiamo una leggera svasatura dell'imboccatura del bossolo che facilita l'introduzione del nuovo proiettile. Questo è particolarmente importante soprattutto quando si utilizzano delle palle in piombo che corrono il rischio di essere raschiate. Quindi dobbiamo ricalibrare il tratto del bossolo che ospiterà la nuova palla e creare una leggerissima svasatura alla sua bocca. Come facciamo? Avvitiamo il nostro expander e per tentativi, con un bossolo anche non già trattato, andiamo a vedere
quanto viene realizzata questa piccola espansione della bocca. Lo rivolgiamo per gradi. Ecco qua, abbiamo ottenuto una leggera espansione della bocca, perfetta per poter alloggiare la nuova palla. Non bisogna eccedere in questa operazione perché si crea una fessurazione sulla parte del colletto del bossolo, quindi vuole adeguata per poter imboccare la palla. Facciamo vedere che la palla in questo modo si imbocca perfettamente, come potete vedere, e non è eccessiva per poter fessurare il bossolo. A questo punto andiamo a ricalibrare e espandere anche tutti i nostri bossoli precedentemente ricalibrati. Perfetto, rifacciamo la prova, vediamo che la palla si imbocca alla perfezione senza contrasti, quindi la nostra fase di passaggio nel dice expander è perfetta. Lo possiamo togliere e a questo punto installiamo l'attrezzo per inserire gli inneschi. Il nostro piccolo die per innescare va avvitato nella sommità della pressa fino a fine corsa. Ecco, lo shell holder viene messo in questo piccolo die e il pistoncino che inserisce gli inneschi va al posto dello shell holder alla sommità del pistone. Lo facciamo salire intanto che la coppetta di inserimento sporge dal nostro shell holder. Allora, è molto importante toccare il meno possibile gli inneschi con le mani umide o unte. Io ho le mani molto asciutte, quindi lo faccio regolarmente. Chi avesse una sudorazione forte o avesse le mani sporche di unto, sarebbe meglio lo facesse con dei guanti di cotone. Prendiamo il nostro innesco, lo posizioniamo all'interno della coppetta, quindi l'abbassiamo leggermente, facciamo passare il nostro bossolo e con una leggera pressione sulla pressa noi l'abbiamo inserito perfettamente. Con questo attrezzo c'è il grandissimo vantaggio di sentire con una grande sensibilità perfettamente quando l'innesco è arrivato a fine corsa. Quindi prepariamo il secondo innesco e andiamo a inserirlo con la nostra piccola pressione. Perfetto, anche questo. Si procede con lentezza e con precisione, come in tutte le operazioni di ricarica, controllando sempre che l'innesco sia inserito alla perfezione, non va schiacciato troppo e non va fatto inserire in un modo non sufficiente che lo lasci sporgere. Ecco innescati i nostri bossoli e ora installiamo sulla pressa il dice inseritore e crimpatore. Rimettiamo lo shell holder naturalmente al suo posto e prepariamo il dice setter, che è l'inseritore e volendo anche il crimpatore. Posizioniamo un bossolo ricalibrato e non ancora svasato nello shell holder, lo facciamo salire e avvitiamo il nostro dice fino al suo arresto. Quando si arresta? Si arresta quando il gradino di crimpaggio tocca la bocca del bossolo. Ecco, a questo punto abbiamo un crimpaggio a zero. Noi però desideriamo fare un piccolo crimpaggio aggiuntivo, quindi allontaniamo lo shell holder e avvitiamo ancora di circa un quarto di giro. A questo punto abbiamo fatto un po' di crimpaggio, blocchiamo perfettamente il nostro dice. Dobbiamo mettere la polvere all'interno dei nostri bossoli che abbiamo preparato. I bossoli sono pronti, sono ricalibrati, svasati e innescati. Prepariamo la polvere, la BP100, che è una polvere molto versatile, adatta a tantissimi calibri, soprattutto adatta a un sacco di cartucce da poligono. Quindi noi con un mestolino ci prepariamo per versare la dose. Nel calibro 38 Special, con la BP100 e la palla da 158 grani, in questo caso una Fiocchi Semi Jacketed Soft Point, possiamo vedere che abbiamo una dose che
terremo sui 4 grani e mezzo per avere un giusto intermedio tra i 4,2 e i 4,6 che vengono indicati come starting load e come maximum load. Decidiamo di caricare 4,5 grani di polvere. La nostra bilancia in grammi, come al solito, facciamo la conversione. 4,5 per 0,0648. La nostra dose è di 0,29 grammi. Perfetto, 0,29. Mettiamo la polvere all'interno di uno dei nostri bossoli e ci prepariamo per l'inserimento e il crimpaggio della palla. La palla va imboccata, grazie alla svasatura si imbocca molto facilmente. Il crimpaggio l'abbiamo regolato, non ci resta che, se necessario, regolare la profondità di inserimento. Quindi noi saliamo per gradi e controlliamo dove siamo con la palla. Ecco, noi abbiamo in questo caso un aiuto notevole dato dal fatto che sulla palla abbiamo il cannelore, che è il solco di crimpaggio. Questo solchetto sgrinato che vediamo è predisposto esattamente per fare il crimpaggio in questa posizione. Qui l'abbiamo raggiunto perfettamente, quindi a questo punto alziamo un po' l'inseritore, perché altrimenti manderebbe la palla troppo giù, e andiamo a realizzare il crimpaggio. Ecco fatto, la nostra cartuccia è caricata perfettamente, c'è un crimpaggio molto equilibrato, uniforme sui 360 gradi, esattamente nel solco. Adesso però abbiamo sregolato l'inseritore. Come facciamo per ripristinarlo? Molto semplice, mettiamo la nostra cartuccia finita, la mandiamo a fine corsa e avvitiamo fino all'arresto l'inseritore. Tutte le cartucce successive saranno perfettamente tarate come questa. Quindi impolveriamo ancora un bossolo. Abbiamo detto 0,29. Col dosatore volumetrico chiaramente faremo molto prima. Versiamo la polvere nel bossolo, imbocchiamo la palla e andiamo a verificare se il nostro dice, come riteniamo, è perfettamente tarato. Andiamo a fine corsa dolcemente, ecco, sentiamo la resistenza che fa il crimpaggio, lo possiamo ruotare un po' per renderlo più uniforme e togliamo la nostra cartuccia che è perfettamente crimpata esattamente nel solco. Questa è la procedura corretta per realizzare le cartucce da pistola nel modo più sicuro, più pratico e più preciso.